Weekend da ricordare per la città di Pesaro. Domenica pomeriggio in Piazza del Popolo si è ufficialmente accesa la Biosfera, una struttura scultoreo digitale unica in Europa con i suoi 4 metri di diametro e oltre 2 milioni di LED. La cerimonia, inizialmente programmata per sabato, poi annullata per problemi tecnici, ha richiamato in piazza migliaia tra pesaresi e turisti. Una giornata importante per la città di Pesaro, nell'anno della capitale italiana della cultura. E questa sfera è davvero bellissima, credo che tutti coloro che hanno assistito al primo spettacolo se ne sono resi conto, è un oggetto unico in Europa che produce uno spettacolo audio-video unico, interattivo, ha delle potenzialità enormi. Questi sono i primi 3 contenuti che abbiamo sviluppato, ma nei mesi e negli anni se ne potranno sviluppare tanti altri, anche perché questa sfera sarà qui per tutto il 2024, sarà un'attrazione nell'attrazione, in orari specifici durante la giornata, e ogni giorno, e poi è un oggetto che rimarrà alla città e quindi verrà posizionato in un luogo strategico di Pesaro come nostra grande scultura digitale, quindi un altro grande simbolo che rappresenta la bellezza di Pesaro e di tutto il territorio provinciale. L'installazione è frutto della convergenza di mezzi digitali, avanzate tecnologie e ricerche artistiche. La Biosfera, dice il sindaco di Pesaro, potrebbe diventare un simbolo identitario della città. Secondo me sì, perché è un investimento ed è anche un simbolo di modernità. Questa è Pesaro nel futuro, e quindi non è solo un oggetto che racconta la storia, ma è un oggetto che lancia Pesaro nel futuro, nei prossimi anni, e quindi nella modernità. La Biosfera è stata realizzata grazie alla vincita di un bando finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha portato nelle casse pesaresi 700.000 euro. L'installazione resterà in Piazza del Popolo per tutto il 2024. Ogni giorno offrirà a cittadini e turisti 3 tipi di contenuti, della durata complessiva di circa 20 minuti. I contenuti sono principalmente di 3 tipi e rispecchiano i 3 punti chiavi della Pesaro, capitale della cultura, ovvero arte, natura e tecnologia. Il primo è una vera e propria scultura chiamata Materia, dove il pubblico si può avvicinare alla sfera e plasmarla. Questa sfera creerà del materiale, diciamo, con la sua assenza o presenza del pubblico. Il terzo valorizzerà i 24 punti di bellezza di Pesaro, e l'ultimo invece è legato, ahimè, al concetto del climate change, quello che stiamo passando in questi anni e quello che vedremo nei prossimi anni. I dati, diciamo, da noi analizzati, che sono ovvero quelli NASA, IPCC o del progetto Copernicus, non ci danno buone notizie.